Quando partimmo per andare a trovare la madre di David, stavamo litigando. Io ero indispettita perché amavo David, ma vedevo naufragare il nostro matrimonio. Allaccia la cintura di sicurezza, David. La smetti di preoccuparti? Stai benissimo, mi piace il tuo vestito. Perché non mi dai ascolto? E poi ho i pantaloni, non un vestito. Comunque, ti stanno bene lo stesso. Ogni volta che andiamo da tua madre mi sento sempre sotto inchiesta. Non dire sciocchezze, mia madre non ti critica affatto. Davvero? Fai sempre di tutto per accontentarla. Non sei in competizione con lei, Rebecca. Io ti dedico un sacco di tempo. Quanto ne dedichi al tuo capo, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di golf? Mi sembra di essere l'ultima ruota del carro. Quando lavoro fino a tardi, lo faccio per noi. Se gioco a golf con dei clienti, lo faccio per noi. Io capisco come ti senti, tesoro. Non ti accorgi di come sono vestita quando sono seduta vicino a te? E dovrei credere che sei in grado di capire come mi sento. Fantastico. Abbiamo una gomma a terra. Non c'è un'officina nei dintorni. Sei sicuro di saperla cambiare? Sai, queste gomme sono nuove. Non capisco come sia potuto accadere. David! Credo che le serva aiuto. Sì. In officina i meccanici hanno attrezzi migliori. Mi lasci provare? Beh, prego, si accomodi. Da dove è arrivato? Non lo so. Sarà una buona idea. Gli darò qualche dollaro. Certe volte la direzione che scegliamo non è quella giusta. Tu giravi la chiave inglese in senso contrario. Quella non è una chiave inglese, tesoro. Mia madre non sarà contenta del ritardo. Molto spesso, cercando di accontentare gli altri, ci dimentichiamo delle persone più importanti. Quelle che amiamo davvero. Diamo per scontato il loro affetto e la loro disponibilità. Sì, certo. Senta, non so come ringraziarla. Possiamo darle un passaggio? All'inizio non ero contenta che David avesse fatto salire quello strano individuo. Può allacciare la cintura di sicurezza? Devi andare lontano? Lo saprete al momento di lasciarci. Vuol dire che lei viaggia in continuazione? Mancherà alla sua famiglia? Confesso che l'invidio. Lei fa quello che vuole. Non deve rispondere a nessuno. È completamente libero. La sua vita è una grande avventura. Proprio così. Ma quando si ha la straordinaria fortuna di poter affrontare la vita in due, quando si ha qualcuno che conosce i nostri più segreti dolori e può infonderci un po' di gioia, questa è la vera avventura.
Sì, certo. Ma tutto costa fatica. La vita è fatica. Ma un peso è molto più lieve se si è in due a sollevarlo, invece di lasciare che sia solo uno a farlo. Quando l'amore è come una mano tesa, può rifiorire, invece di appassire. Sembra che ci conosca. David! Santo cielo, se n'è andato! Aspetta, mi fermo! È sparito! Questo è assurdo! Ho paura che sia caduto fuori. Con la cintura di sicurezza allacciata. Cercammo per tutta la zona senza risultati. Così decidemmo di avvisare le autorità. David vide un'auto della polizia e ci fermammo. Era seduto nell'auto e... è sparito. Ho fatto questo tratto di autostrada per così tanti anni che lo conosco come le mie tasche. Posso anche cercare quel tizio, ma non lo troverò. Siete già la quarta coppia che mi dice di averlo visto in quest'ultima settimana. Vieni, dobbiamo andare. Quando arrivammo a casa della madre di David, le cose erano cambiate. Lei capì che era successo qualcosa che ci aveva avvicinato. L'intesa tra noi era di nuovo perfetta. E dovevamo tutto a quello sconosciuto, chiunque egli fosse.